Le formiche sono senza dubbio uno tra gli insetti più affascinanti del pianeta Terra e siamo abbastanza sicuri che anche voi condividete questo nostro punto di vista, visto che siamo un gruppo di allevatori ed appassionati di formiche. Aspettiamo tutto l'anno per poter catturare delle regine, le nutriamo, alleviamo e osserviamo. Ma vi siete mai chiesti da dove arrivano questi straordinari insetti? Ebbene, la storia delle formiche comincia molto prima di quella dell'uomo. Le formiche, infatti, erano già presenti, per come le conosciamo o quasi, già dal Giurassico. Esatto, proprio insieme ai dinosauri. Se osservate le formiche, specialmente le regine alate, non può che venirvi in mente un altro insetto, le vespe. Questa somiglianza, infatti, non è affatto casuale. Le formiche sono dirette discendenti di un unico antenato vespoide, dal quale si sono poi distinte a partire dal Cretaceo. Ad oggi si contano circa 13.800 specie di formiche diverse, ma gli esperti parlano di almeno 10.000 specie ancora da identificare. La domanda che sorge spontanea è: come ha fatto un insetto così piccolo a diffondersi su tutti i continenti, a diversificarsi in così tante specie e a dominare il pianeta? La risposta arriva dalla paleobiologia e dalla filogenesi. Le formiche, infatti, hanno cominciato la loro espansione con il diffondersi delle piante da fiore, cosa che ha dato a loro e ad altri insetti enormi risorse in termini di nutrimento. Da lì in poi, le varie specie hanno cominciato a diversificarsi. Alcune hanno sviluppato abitudini arboricole, altre abitudini sotterranee. Alcune hanno basato la loro strategia di sopravvivenza sullo schiavismo verso altre specie. Altre hanno preferito il nomadismo, l'agricoltura, il parassitismo e via discorrendo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Io sono Michael, grazie per l'attenzione. Non dimenticare di iscriverti al canale YouTube ufficiale Ants Italia per rimanere sempre aggiornato su nuovi video e contenuti.